I pulcini smarriti. Buongiorno, Pocoyo. Ciao. Stai facendo una passeggiata, eh? Delle uova di gallina. Che strano. Mi chiedo dove sarà la loro mamma. Oh, che meraviglia! Però manca ancora mamma Chioccia. Sarà meglio occuparsi dei pulcini finché non arriva. Pensi di poterlo fare? Sì, Pocoyo lo può fare. Pocoyo, stanno scappando! Bisognerà insegnargli a posarsi sul ramo. Molto bene! Mi sa che ti servirebbe un po' d'aiuto, vero Pocoyo? Vuoi che Pato ti aiuti? Pato no, Ellie aiuta Pocoyo. Ellie? Sarebbe sicuramente una mamma stupenda. Ellie, potresti aiutare Pocoyo a occuparsi dei pulcini? Che cosa strana! Sembra che qualcuno li abbia messi in riga. Ma chi è stato? È stato Pato. Che sorpresa! Incredibile, ce l'hai fatta! E adesso? Volare! Ma i polli non volano, Pato! Incredibile! Tu sì che ti intendi di pulcini! Sei davvero un pozzo di sorprese, Pato. E adesso che cosa farete? Oh no, Pato! Dove sono i pulcini? Oh, finalmente la mamma li ha trovati. Pato, i pulcini devono restare con la loro mamma.
Povero Pato! Ti farà bene un po' di riposo. Eccoci qua, così è perfetto. Sogni d'oro. Sembra che tu ti sia fatto dei nuovi amici. Molto bene. Buonanotte, Pato. E buonanotte a tutti. Nina. Ciao, Pato. Che bella giornata per occuparsi delle piante. Accipicchia, Pato. Sembra che qualcuno abbia chiuso il rubinetto. Thank you.
po' più piano, per piacere. Stai dicendo di aver visto una creatura verde come quella? Nina, perché non ti presenti Pocoyo? Pocoyo! E questo è Roberto. Ciao Nina e Roberto! Sembra che non abbia mai dato la mano a nessuno. Adesso, Pato. Un ombrello? Ma non sta piovendo. Stai dicendo di avere già visto prima Pato? Stavi giocando con la tua amica Coccinella ed è spuntato Pato. Si è messo ad innaffiare le piante e ti ha bagnato. Però, Nina, Pato non aveva sicuramente intenzione di bagnarti. Stava solamente innaffiando le piante per aiutarle a crescere. Sì, perché a Pato piacciono le piante più di ogni altra cosa. Dice che tutti quelli che amano le piante meritano un grande abbraccio. Ah, ho capito! È per avvisare Nina ogni volta che Pato innaffia le piante. Molto bene! Bisogna festeggiare! Roberto, please? Pocoyo. Ciao! Ciao!
Pocoyo, oggi è il compleanno di qualcuno. Sai di chi è il compleanno oggi? Di chi? Ho capito. Vuoi che lo scopriamo da soli? Come un indovinello. Qualcuno indovina chi compie gli anni oggi? Sì, giusto! Oggi è il compleanno di Ellie e più tardi farà una festa. Che bello! Ma, Pocoyo, hai già comprato un regalo di compleanno a Ellie? No, no! E cosa le comprerai? Ne farò uno! Ho capito! Bella idea! Farai con le tue mani un regalo per Ellie. Ma, Pocoyo, cosa le farai? Lo sai? Che cosa? Ah, d'accordo. Un altro indovinello. Dobbiamo scoprirlo noi. Divertente. Ok, la festa comincia fra poco. È meglio che cominci, Pocoyo. Pocoyo! Fai qui, Pocoyo? Ah, ho capito! Costruirai il regalo per Ellie da tutti questi simpatici oggetti! Bella idea! Chissà come verrà! Ottimo inizio! Una bella palla rosa! Bellissimo! Ma... cos'è? Certo, non hai ancora finito! Non vedo l'ora di scoprire che cosa sarà! Che sorpresa! Anche quelli vanno sul tuo regalo? Chissà come verrà il regalo di Pocoyo. Dobbiamo indovinare che cos'è. Ah, vediamo. È grande, è rosa ed è un regalo per Ellie. Quindi deve essere una cosa che a Ellie piace veramente. Una Ellie per Ellie! Non notate che manca qualcosa? Quale pezzo di Ellie manca, Pocoyo? Potete aiutare Pocoyo a scoprirlo? Cosa manca, secondo voi? La proboscide! Sì, ecco, bravi! A Ellie manca la proboscide! Allora mettigliela, Pocoyo! Sai dove si mette? Pocoyo, pensi che quello sia il posto giusto per la proboscide di Ellie? Ah, stai giocando! Divertente! Sì, è proprio forte, Pocoyo! Ma... scherzi a parte, dove va la proboscide di Ellie? Perfetto! Allora, non è fantastico? Pocoyo ha costruito una bellissima Ellie per Ellie.
è appena in tempo per la sua festa. Forza, è ora di andare! Buon compleanno, Ellie! Non c'è di che! Era anche da parte nostra. Oh, prego, prego! Ellie, il piacere è tutto nostro! Tanti auguri, Ellie! Diciamo anche noi buon compleanno! Buon compleanno, Ellie! Ciao, ciao! Alla prossima! Humpty Dumpty climbed a tree. He had a great fall, dearie me. Pato and Nina made him better, and they told him, be careful, please! Humpty Dumpty, la 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 la. Humpty Dumpty climbed a tree. He had another fall, dearie me. Sleepy bird has made him better, and he told him, be careful, please! Humpty Dumpty, la 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 la. Humpty Dumpty climbed a tree. He had another fall, that makes three. Caterpillar has made him better, she told him, be careful, please! Humpty Dumpty climbed again. He fell the fourth time, what a silly friend. Pocoyo has made him better, and he told him, don't climb up again! Humpty Dumpty, la 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 la. Humpty Dumpty, Humpty Dumpty, Humpty Dumpty, la 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 la. Don't climb up again. Don't climb up again! Don't climb up again! Tutti per uno. Buongiorno, Pocoyo. Ciao! Allora, che programmi hai in testa oggi, Pocoyo? Giocare! Giocare, che splendida idea! E con chi vorresti giocare, Pocoyo? Amici! Amici, già! Che domanda sciocca! Cos'è stato? L'ho sentito anch'io, Pocoyo. Ho l'impressione che venga da lassù, in alto. Qualcuno di voi mi sa dire chi è quello sulla nuvola? È Ronfottino! È Ronfottino! Sì, è proprio lui! Ronfottino! Guardate, ha l'aria di divertirsi un mondo! Che dici, Ronfottino? Fammi capire. Ti piacerebbe che Pocoyo venisse a giocare lassù con te? Ma Pocoyo non sa volare. Ronfottino dice che vorrebbe che provassi a volare, Pocoyo. No! Non c'è alcun motivo per arrabbiarsi, Pocoyo. La tua prova è stata molto buona. Mm.
È vero, sembrerebbe proprio lui. Gioca! Ma guardatelo! Quel rumore. Qualcuno di voi sa dire a Pocoyo chi sta facendo quel rumore? È Lula! Lula? Certo, proprio Lula! 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 Oh, certo, con Lula sì che puoi andare a giocare. Oh no, così diventa tutto complicato. Oh. Yeah. Povero Pocoyo, sembra che non riesca più a giocare con i suoi amici. Finalmente uno che non vola! È il bruco! Oops! Oh, Pocoyo! A volte gli amici possono fare cose che tu non puoi fare. Ma forse il bello di avere veri amici è che trovano sempre un modo per farle fare anche a te. Se volassi, Pocoyo! Ma come può essere? Sì, stai volando! Evviva gli amici! Evviva Pocoyo! Ciao ciao, alla prossima! Guarda, guarda, sta passando Pocoyo. Qualcuno di voi sa dirmi che cosa ha in mano? È un palloncino! Giusto, è un palloncino!
anzi, proprio un bel palloncino rosso. Voi sa dire a Pato perché Pocoyo è così arrabbiato? Ha perso il suo palloncino! Il palloncino è volato via! Oh, guarda, Pocoyo! Vediamo un po' se ho capito. Non giocherai più con nessuno dei tuoi amici fino a quando non ritroverai il palloncino. Quindi, se il palloncino non torna, non giocherai più con loro.
Alcune cose, come i palloncini persi, non tornano più e nessuno può farci nulla, purtroppo. Sì, certo, ma Pocoyo, nessuno ti impedisce di giocare con i tuoi amici. Devi solo decidere di tornare a divertirti come prima. Sì! Così va meglio. Evviva Pocoyo! Evviva i buoni amici che non volano mai via! Ciao, ciao! Alla prossima! Sorpresa per tutti. Guardate, ci sono Pato, Ally e Pocoyo. Ciao ragazzi. Che bello. Non c'è nulla che mi piace di più che giocare a lanciarsi la palla. Che c'è, Pato? Che succede? Oh, ma che cos'è quello? Qualcuno di voi sa dire che cosa c'è sotto il paracadute? È un regalo! È fantastico! E per chi è? Non c'è scritto. Ellie? Un melone? Come? Ma...
scappato! Oh no! Oh! Ehi, voi tre! Non è il caso di litigare! Guardate! Vedete? Ce n'è uno per ognuno di voi! Ah, Ellie dice che il suo regalo è sicuramente il migliore! Voi che ne dite? Volete che i nostri amici aprano i regali? Sì, apriteli! Aprite i regali! Certo, certo, assolutamente! Forza, vediamo cosa c'è! Lacci colorati! Che regalo insolito! Molto utili! Secondo Pato, i lacci sono un regalo piuttosto stupido. Bene, e tu cosa hai ricevuto? Ehi, ma è un foglio di carta colorato! Che meraviglia! Certo, Ellie, so che anche tu non ti aspetti un granché da questo regalo. Ma cosa hai ricevuto? Che cos'è? Una scatola di bastoncini azzurri, fantastico! Ehi, su, Pato, poco io! Guardate, Ellie, vedete? I bastoncini possono essere davvero un bel regalo! E anche quella cordicella sembra un bellissimo gioco! Cos'è quello? Pato, non mi dire che quello è il tuo foglio di carta! Sei un papero davvero impareggiabile! Ma sono tutti regali con cui divertirsi un mondo! Quello cos'è, Pocoyo? Forse ho capito. Qualcuno di voi sa dire a Pocoyo cosa può fare se mette tutti questi oggetti insieme? Un aquilone! Un aquilone, certo! Prendete tutti i vostri regali, li mettete insieme e costruite un aquilone. Ehi, che bello! L'aquilone vi è venuto benissimo! Bravi! Siamo! Mamma mia, far volare un aquilone è molto più complicato di quanto sembri! Ottimo lavoro, Ellie! Fenomeno, Pato! E
Evviva i regali che si possono condividere! Evviva gli amici che giocano insieme! Ciao ciao, alla prossima! L'uovo ragno. Ciao, Pato. E ora che cosa sarà mai questo strano oggetto? Qualcuno di voi sa dire a Pato cos'è questo oggetto? È un uovo, Pato! È un enorme uovo! Sì, avete ragione. È vero, è proprio un uovo. Affascinante mistero. Oh, ciao, Pocoyo! Ciao! Palla! Una palla! Oh, no! Pocoyo, Ellie, fermi! Non è come pensate davvero! Vedi, non è esattamente una palla. L'oggetto che ha in mano Pato si chiama uovo. E molto presto succederà qualcosa a questo uovo. Nascerà un pulcino. Adesso capite perché quell'uovo è così speciale per Pato? Non sono solo gli anatroccoli a nascere dalle uova. E ci sono persone che hanno paura dei ragni, anche se sono solo dei cuccioli. Temo che Pato si sia un po' spaventato, caro ragnetto. Su, in fondo non fa così paura, Pato. Se addirittura gli piaci. Ecco lì, Pocoyo e Ellie. Ciao! Oh cielo! Sai, forse hanno ancora troppa paura per giocare con te fin tanto che ci sarà in giro quel ragnetto. Ehi, ragnetto, papà Pato vuole fare un giochino con te. Vuole che tu conti tutti i sassi che trovi sulla tua strada. Direi che adesso puoi tranquillamente tornare a giocare con Pocoyo ed Ellie, Pato. Oh, guarda, il ragnetto ha trovato un sasso! Papà Pato dice di continuare a contare. Qualcuno di voi potrebbe dire a Pato cosa voglia di fare il ragnetto? Giocare a palla! Giocare! Avete proprio ragione. Vuole giocare.
Ciao, Ronfottino! Pato dice: prendi la matita e vai a disegnare e a colorare, ragnetto. E questo cos'è? Qualcuno di voi può dire a Ellie e Pocoyo chi è stato a disegnarli così bene? Esatto. Oh, che tenero. Visto? Lo sapevo che una volta conosciuti sareste diventati amici per la pelle. Evviva Pato! Evviva i nuovi amici! Ciao ciao, alla prossima! Ciao Pocoyo! Ciao! Oh, ciao anche a te, Pato! Wow! Avete inventato un bel sistema! Pocoyo passa i mattoni a Pato, che pensa a posarli. Il vostro lavoro di squadra dà i suoi frutti. Ha un aspetto fantastico! Qualcuno indovina cosa stanno costruendo Pocoyo e Pato? Costruiscono un castello! Un castello! Esatto! Accidenti, Pocoyo! E ora che farai? Pato ha bisogno di un altro mattone, ma li avete finiti! Oh, 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 Pocoyo, non mi sembra una grande idea! Pocoyo, Pato, non c'è motivo di arrabbiarsi così tanto. Non è colpa di nessuno. Pato voleva altri mattoni e Pocoyo ha solo cercato di aiutarlo. Oh, andiamo. Su, fate la pace. No! Pocoyo, Pato! Ecco Ellie. Forse lei saprà risolvere questa situazione ridicola.
Oh, guarda, Pocoyo! Cielo, la situazione gli è proprio sfuggita di mano. Qualcuno sa dire a Pocoyo e Pato cosa devono fare secondo Ellie? Ritornare amici! Fare la pace! Pocoyo e Pato hanno imparato che essere amici è molto più divertente che essere arrabbiati. Evviva Pocoyo! Evviva Pato! Ciao ciao, alla prossima! Chissà dove sarà Pocoyo oggi. Oh, eccoti qui! Ciao Pocoyo! No! Io non Pocoyo! No Pocoyo! Oh caspiterina, se non sei Pocoyo, allora chi sei? Quack! Quack! Quack, 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 quack! Sapete cosa fa finta quack, di essere Pocoyo? Un'anatra! Fa finta di essere un'anatra! Quack, quack! Esatto! Stai fingendo di essere un'anatra, vero Pocoyo? Che spasso! Quack, quack, quack! Che significa? Quack, quack! Che vuoi che anche noi fingiamo di essere delle anatre? Quack! Ma perché no? Che ne dite? Fingiamo tutti di essere delle anatre? Beh, ci siamo proprio divertiti un mondo, Pocoyo. No! Oh, ancora non sei Pocoyo. Chi sei allora? Credo di aver capito. Ora fingi di essere un elefante. Truu! Come dici? Truu! Oh, vuoi Truu! Che facciamo tutti gli elefanti? E perché no? Facciamo tutti finta di essere degli elefanti. Arriva qualcuno che sa tutto quello che c'è da sapere sull'essere elefanti. True!
Passo, Pocoyo! Davvero! Ancora non sei Pocoyo. Ma allora chi sei? Oh, penso di sapere chi fingi di essere ora. Qualcuno sa dirmi chi sta imitando Pocoyo? Sì, esatto. Pocoyo imita un cane. Facciamo tutti finta di essere cani. Deve avere qualcosa nella zampa. Oh sì, guardate, è un sassolino. Dubito che un cane riesca a togliere quel sassolino. Ma forse so chi può aiutare Lula. Magari qualcuno dotato di mani. E che sia bravo ad aiutare gli amici. Pocoyo! Pocoyo potrebbe aiutare Lula! Ok, allora anatra! Volevo dire elefante? Cane? No! Pocoyo! Sì, è bello fingere. Ma a volte non c'è niente di meglio che essere se stessi. Viva Pocoyo, che è di nuovo Pocoyo! Alla prossima!